In vista delle amministrative del 6 e 7 di maggio incontriamo un altro candidato sindaco in campo neutro, possiamo dire, perché Riccardo Benvenu, che è candidato sindaco di Binascolo, incontriamo, i più attenti l'avranno capito, praticamente in una galleria del corso, in corso Vittorio Emanuele a Milano. Riccardo, ben trovato. Allora, diamo due indicazioni su quella che è la tua avventura elettorale a Binasco. Binasco Più, da dove nasce? Ma Binasco Più è stato un momento di aggregazione e partecipazione proprio dal basso, quando si dice dalla base, molto importante. È un nucleo fondante di una decina di appassionati di vita binaschina, appassionati della comunità, proprio del senso di appartenenza. E a questo gruppo, mano a mano che il progetto, che l'idea di provare a fare qualcosa in prima persona per il nostro paese si sviluppava, si sono aggregate spontaneamente sempre più persone, sempre più amici, sempre più risorse, e ora ci troviamo veramente a gestire un gruppo fatto di tantissime persone, una forza. L'associazione neonata Binasco Più, subito dopo una settimana dalla fondazione, contava già 100 iscritti, e quindi c'è questa spinta molto forte di aggregazione, di partecipazione anche a livello composito di famiglie, bambini. È un gruppo entusiasmante che ci sta dando molto. Nel mese di marzo ufficialmente il PD di Binasco ha deciso di appoggiare, di sposare in pieno il progetto Binasco Più, anche perché il documento di intenti su cui si fonda Binasco Più era assolutamente condivisibile rispetto a quelle che sono le linee guida del Partito Democratico, e per cui dal mese di marzo abbiamo anche l'appoggio formale del PD di Binasco, che ha messo a disposizione con generosità e partecipazione le sue energie, le sue forze in questa sfida che ormai è arrivata agli ultimi decisivi giorni. Ecco, e la tua candidatura invece all'interno di questo progetto Binasco Più, quali caratteristiche assume e come è maturata? Come maturata, beh, sai, alle volte chi ha voglia faccia un passo avanti. No, quando non lo fanno gli altri indietro. No? Esattamente, è stato un gruppo caratterizzato in ogni processo, a costo di andare a rilento, da grandissima, non voglio usare un parolone troppo forte, però da grandissima democrazia interna. Proprio ogni passaggio, ogni decisione è sempre stata sottoposta al consenso di tutto il gruppo, quindi alle volte magari in modo anche troppo ridondante, però questo ci ha permesso di arrivare a delle scelte condivise, e tra queste anche quella del candidato. Io sicuramente a Binasco ho fatto tanto in diversi ambiti, dall'associazionismo al volontariato, ho fatto radio, sport, teatro, quindi diciamo abbinando a un certo impegno anche un viso noto e riconoscibile, come quelli poi tutti dei candidati che sono diversamente impegnati a Binasco nel sociale e in vari comparti. Ecco, quindi si è cercato di unire una certa visibilità, che sappiamo serve, comunque aiuta, a un impegno dimostrato in questi anni nel paese. Veniamo a Binasco. Allora, quali in estrema sintesi i punti che ti stanno a cuore, che tu proponi per il futuro del paese? Binasco ha assolutamente bisogno di tornare ad essere punto di riferimento, di tornare ad essere un paese vivace, vitale, quale è sempre stato. Negli anni Binasco è sempre stato un po' la linea, il faro per i paesi limitrofi. Deve tornare ad avere questo ruolo, però riaprendosi all'esterno. Binasco sta scontando da troppi anni una fase di chiusura totale, è molto autoreferente proprio per questo fatto di essere stato a lungo guida e faro. Non si sente più il bisogno di guardare all'esterno, invece noi è una delle prime cose che abbiamo fatto e detto, è quella di aprirci al resto, anche perché ormai non si possono più considerare dei piccoli feudi. Questi paesi vivono in ambienti aperti dove i problemi sono problemi di tutti, problemi provinciali, problemi regionali, e quindi dobbiamo assolutamente anche poi cercare di carpire il meglio, cioè tornare a guardare all'esterno per portare a Binasco le idee migliori, con tanta curiosità
volontà, grinta e voglia di migliorare. Poi ci sono tanti aspetti pratici, c'è un certo degrado strutturale nel castello, nella scuola di infanzia, campo sportivo, insomma i problemi che hanno un po' tutti i piccoli comuni come il nostro, dove bisogna tornare a metterci mano con tanta voglia di cambiare le cose. E poi in ultimo ma importantissimo, recuperare assolutamente il senso di appartenenza, di comunità, di partecipazione della cittadinanza, affinché sia veramente cittadinanza attiva e ci si renda conto che è solo con l'impegno di tutti che si possono migliorare le cose, soprattutto in questo periodo che è un periodo di grosse difficoltà finanziarie innanzitutto, e per cui c'è bisogno di unirsi e compattarsi. Siamo a Milano, lo dicevamo all'inizio, e le cose che dicevi permettono anche di dare uno sguardo a quella che è la prospettiva della città metropolitana. Anche in questo i comuni attorno a Milano hanno un ruolo e devono riappropriarsi di un ruolo. Assolutamente, io credo che ci sia un rapporto di doppia mandata, no? Siamo a Milano non a caso perché molti binaschini lavorano e quindi vivono Milano tanto quanto i milanesi, perlomeno dalla mattina alla sera, e quindi si apre tutto il capitolo legato al pendolarismo, però dicevo a doppia mandata perché di contro i nostri paesi possono anche essere per la grande metropoli delle interessanti valvole di sfogo, delle occasioni anche per uscire da quella che può essere la routine della città, possono essere veramente delle sorprese in termini anche culturali, turistici, devono diventare motore di iniziative sempre più coinvolgenti, sempre più attrattive per chi dalla città vuole anche, che ne so, magari ascoltare un concerto jazz all'interno del Castello di Binasco in una rassegna che torni ad essere all'altezza, tanto per fare un esempio. Bene, grazie, in bocca al lupo per le prossime ormai imminenti elezioni amministrative per Binasco Più, a Binasco, candidato sindaco Benvenu, ma la rima non è che ti ha scelto per quello? La rima diciamo che non è stata così casuale, abbiamo un grandissimo esperto di comunicazione che ci ha ragionato giorno e notte. Bene, in bocca al lupo e mi raccomando.